Ciao ragazzi, siamo arrivati. Clara, oggi che cosa vedo qua di buono? Oggi facciamo un altro piatto freddo, visto che fa ancora caldo, così almeno poi ci rinfreschiamo. Ma questa è la ricetta. Questa qui è una ricetta speciale. È la ricetta della signora Zia Tin. Ciao Zia Tin! Guarda, è già la Ciao, seconda, Grazie delle tue ricette che sono veramente squisite e semplici. Ma sono piaciute a tutti, veramente. Sì, sono buone. Facciamo una bella insalata fredda di pesce. Bello, sì. Un'insalata di pesce. Prendiamo il merluzzo, noi abbiamo preso 4 fette grosse perché siamo tanti. Poi prendiamo l'alloro che aggiungeremo nell'acqua del merluzzo per farlo bollire, dargli un po' di sapore. E con un pizzico di sale anche, così lo saliamo un attimino. Poi abbiamo bisogno soltanto del prezzemolo, del grana, del pepe, dell'aceto balsamico. Guarda, io vedo là qualcosa di nero. No, questo qui è sono i semi di papavero che ho portato io. Poi c'era per abbellire la ricetta. Dopo lei farà un tocco finale che è sempre la sua firma. Sì, la firma del quadro. Firma Clara, lei c'ha sempre la sua aggiunta. Procediamo. Abbiamo già messo a bollire l'acqua che sta bollendo. Dimmi cosa devi fare. Allora, butta dentro l'alloro nell'acqua. Che io ho già lavato, così. Lavato, brava. Guardate. Ci sono le Olimpiadi, Clara. L'alloro non è quello che vincono le Olimpiadi? Sì, una volta. Nell'elmo di Scipio si cinta la testa. Vedi, l'alloro. Via. Poi. Allora, mettiamo i nostri cuori qui di merluzzo. Ma guarda Clara, guarda il mio cestellino che è comodo. Ma che bello! Così poi lo mettiamo nell'acqua bollente e lo tiriamo su quando è cotto. Ma guarda che idea che hai avuto Clara. Ecco fatto. Adesso lasciamoli lì a cuocere. Allora, facciamo 10 minuti di porcello, Lasciamo bollire e poi passiamo. Là. Non c'ha mai un coperchio adeguato, la mia. Non ce n'è uno che va bene. Tutte le padane non hanno il coperchio. Comunque va bene, voi ce l'avete, lo mettete. Allora, adesso facendo. Niente, ho tirato fuori il merluzzo che è cotto e lo lasciamo raffreddare. Perché è un piatto freddo e dobbiamo farlo raffreddare, giustamente. Prezzemolo, ragazzi. Prendi il prezzemolo. Un po' più bello. Lavi un bel mazzetto. Tutti la vedi fuori, io te li lavo. Ecco, adesso strizzalo bene. Guarda, ti tiri in fresca anche, guarda. Sei come il prete? Fa bene taglio, come il prete. Vai, ubite orbi. Vai. Come si dice ubite orbi? Ma che ubite orbi? Come si dice? Papa, dammi qua. Ma cosa fa il prete quando te ne dice? Che benedicum in nome, ma in nome. Sì, senti dallo spruzzo di acqua. Padre, spirito, santi. A te servirebbe perché sei indemoniata. L'ho bagnato tutto per terra. T'arrangi, quella è la benedizione. La benedizione, ma ci sono i semi di amaranto. Ci sono ma quelli lì si scappano via. Semi di papavero. Semi di papavero ci sono per terra, ragazzi. Allora, il nostro prezzemolo è girato. Adesso prendi il grana. Sì. Facciamo delle listarelle di grana. Mi raccomando, la Julienne, non cominciate a fare i tocchetti. No, guarda, lo fai tu. A tocchetti no, eh. Ma vuoi un coltello piccolo, grosso o medio? Ma che tagli bene. Ecco qua che viene. Ma cosa c'entra il formaggio col pesce? Perché tu me lo devi spiegare. C'entra che tante volte invece si usa. Ma dai, quindi sì. Ma di la verità, tu le hai sentita, è una novità questa. No, ma comunque tanti lo mettono il formaggio, anche nel risotto di pesce. Ma davvero? C'è certa gente che ci mette il formaggio. Comunque, secondo me il grana col merluzzo ci sta benissimo. Il metodo valido è metterne poco per volta nella ciotola con le mani, in modo che se senti qualche lisca le passa alla Mirella e tiri via. Vedete, io sto qua a chiedere l'elemosina. Con le lische in mano. Guardami una lisca. Guardala qua. Vedete, questa è una lisca. Microscopica. Ma microscopica mica tanto, ti va giù del gargarozzo. Guarda, mi ha sporcato tutto per terra, Clara. Ma che palle! No, giuro, eh. Allora, mettiamo sale e pepe, Mira. Pronti. Sale, generosamente. Sale e pepe. Allora, sale. Vai. Poi pepe. Okay. Poi prezzemolo. L'aglio no, Clara. Strano che non mi metti l'aglio. Io sono io, è la zia Tin che fa questa ricetta. E grana adesso. Con 2 spruzzatine di aceto balsamico. Faccio io, vai. Ti fidi? Sì. 1, 2. Zia Tin, perché non metti l'olio? Ma la zia Tin a una certa età bisogna andare anche di corpo e l'olio. Ma smetti! Lubrifica, eh? No, sai che veramente. Ecco fatto, il nostro piatto freddo è pronto. Adesso l'impiattiamo. Ma
L'olio dopo? L'olio dopo. Mettiamolo mentre non ci vedono. No, sì. Mettiamolo dopo. Ragazzi, voi fate finta di niente. Dai, dai. Mettiamo un goccino d'olio. Boom. Guardate cosa fa la Clara. Eccolo qua. Oh. Che così danno quel pizzicore. Che buono. Così. E poi un po' di olio crudo. Due fettine di limone da una parte, così ci sta. E poi la Clara ha inventato questa cosa, di aggiungerci una cosa così. E mettiamo due pomodorini dall'altra, giusto per dare un po' di colore. Ma che novità questa! Ecco, e di qui mettiamo due fettine di limone. Ma che bello, Clara! Ecco, e il piatto è pronto. Ma è bellissimo! Ragazzi, assaggiamo, Vai. Vai Clara. Un pezzettino. Sentiamo. Buonissimo, delicato. È buonissimo davvero. Molto buono. Buonissimo. Bravissima zia Tin. Bravissima. Complimenti Clara. Zia Tin. Bravo. E aspettiamo un'altra ricetta della zia Tin. Ma Clara, cosa dobbiamo dire? Auguri a tutti. Auguri, un limone. Per agosto passato, anche in ritardo. Iscrivetevi al nostro canale, mandate i vostri commenti e scrivete un mi piace se volete, se no non scrivete. Ah, la Clara ha mangiato il pesce e si è ricordata tutto. Sì, è andata il fosforo anche il cervello. Certo, fa bene. Ciao.